Doppio evento all'Alberghiero De Cecco di Pescara, all'Officina del Gusto, il corso di formazione del dottor Lorenzo Palazzoli, ricercatore ed esperto di fiori eduli ed erbe aromatiche. E soprattutto il ritorno dello chef stellato Michelin, Gennaro Esposito. Le scuole sono dei posti speciali, poi questa è una scuola che mi vede particolarmente, come dire, appassionato a venirci, a tornarci. Gennaro è una persona straordinaria, i nostri ragazzi l'hanno conosciuto, ma è una persona che riesce a trasmettere la sua passione, non semplicemente per la cucina, ma per l'arte e la cultura gastronomica, e soprattutto riesce profondamente a motivare per una professione che sotto molti aspetti è affascinante. Qual è la domanda che ti ha più colpito? Ma in realtà mi piace molto incontrare gli studenti perché le domande sono tante e sono genuine, no? Quella è la cosa bella. Non c'è una in particolare, ma in generale mi piace molto la loro curiosità, mista anche un pizzico di paura di che cosa le aspetterà fuori dalla scuola, però è molto importante che noi gli raccontiamo come stanno le cose davvero e che questo è comunque un momento magico per la cucina, per i cuochi e per tutti quelli che si vogliono esprimere attraverso gli ingredienti e i fornelli. E qual è il consiglio di Gennaro Esposito a un aspirante chef? Ma i consigli alla fine rischiano di essere sempre gli stessi: applicazione, concentrazione, motivazione e poi comunque inseguire il proprio sogno. Chef Gennaro Esposito ha incontrato gli studenti di enogastronomia nell'ambito dell'evento Stelle in Officina, del gusto ovviamente. Il caffè era buono. Il caffè era buono.